buongiorno a tutti. Innanzitutto, anche io mi presento, sono Simona Zanotto. Da qualche giorno, devo dire da meno di un mese, ho assunto la responsabilità di Kena Mobile, ma diciamo che ho un'esperienza pluriventennale, no, nelle vendite delle telecomunicazioni. E proprio questo mi ha fatto affrontare questa nuova sfida con un entusiasmo molto molto forte, perché, e ringrazio qui Sabino che mi ha dato l'opportunità e mi ha invitato a questa convention, perché ho avuto da subito l'opportunità di conoscere un imprenditore ed un'azienda così importante, che in pochi mesi sono riusciti a creare una rete di vendita così ben strutturata e così che assicura crescite veloci, che vi assicuro non si percepiscono in altre situazioni. Quindi io sono sicura che con questa organizzazione, con questa guida, si riuscirà ad avere un risultato sempre crescente e sempre più importante nel corso di questi mesi. Oggi la velocità dell'organizzazione, ma anche l'importanza di questo momento, è fondamentale, perché siamo alla vigilia veramente di uno di quelli che si potranno definire dei cambi epocali nella vita sociale dell'Italia. Sembra un'esagerazione, ma vi assicuro che non è così, perché dopo 20 anni in cui la popolazione italiana è stata abituata a vedere il calcio in una certa maniera, quest'estate, e tutto si giocherà tra il 16 di agosto e settembre, poi ci saranno degli strascici, però il grosso è in questo periodo. L'italiano che è così attaccato al calcio, noi abbiamo più di 3 milioni di clienti che hanno abbonamenti Sky in Italia, dovranno, se vogliono continuare a vedere il calcio, aderire ad un'offerta calcio differente, che non utilizzerà più la parabola, ma utilizzerà il digitale terrestre, la connettività e internet. E noi siamo qui, vogliamo cogliere questa occasione con Kena Mobile, che è per definizione, no, l'operatore, il marchio più no frills, quello più veloce. Vogliamo cogliere proprio questa opportunità, e subito ci siamo dedicati a lanciare, e ringrazio anche i colleghi che sono qui presenti, perché veramente stanno lavorando giorno e notte per fare in modo che tutto sia pronto per il D-Day. Noi vogliamo cogliere insieme a voi questa opportunità, che è una duplice opportunità: è un'opportunità di business, perché, come diceva Sabino, porterà ricavi incrementali non previsti il 1° gennaio all'interno delle nostre aziende, delle vostre aziende, e anche un'opportunità, tra virgolette, di affermazione, di brand, di riconoscimento del brand. Quindi il marchio Kena è l'unico tra i no frills che potrà proporre questo tipo di soluzione, e quindi questo ci aiuterà non solo a vendere calcio, ma anche a vendere tutto il resto del portafoglio di offerta. Quindi io penso che noi in autunno dovremo ritrovarci e dire: noi abbiamo contribuito a fare questo cambio epocale, noi abbiamo favorito questo cambio di abitudini all'interno della popolazione italiana, e questo deve essere un motivo di orgoglio. Una cosa ho imparato da subito, da quando ho cominciato a lavorare con i colleghi Kena e con tutta la rete commerciale di Kena: c'è un grande orgoglio, un grande senso di appartenenza, e questo secondo me è un ulteriore elemento che aiuterà e favorirà lo sviluppo di questo tipo di attività. Siamo qui a fianco del più grande imprenditore di Kena, no? Dal punto di vista del canale dei point, è il più grande, è l'unico, devo dire la verità, e quindi è importante che noi seguiamo questa formazione, che più che formazione è proprio una informazione, una modalità di come approcciare il cliente, perché vi assicuro, io vengo da un'esperienza team, e quindi da qualche mese già si stava lavorando su questa partita. L'agitazione sta aumentando, l'ansia, l'aspettativa sta aumentando, c'è ancora tanta tanta confusione nel mercato, e noi siamo qui per chiarire tutte le domande che vi possono fare i clienti. Voi dovete aiutarci a portare la soluzione che è Team Vision. Quindi vi auguro in bocca al lupo, grandi acquisizioni, e
Buon lavoro e passerei la parola ai colleghi che mi seguono. Grazie.